Una, per favore. Dove mi portate? Quella pistola me la deve consegnare. No. Ormai non le serve più. Ci siamo noi a proteggerla. Me la consegni. Non ricordo. Ho solo questo di mio padre. Ma deve restare il nostro segreto. Che sta succedendo? Dalle che fici da? Che fici? Sto imparando a scrivere. Sto dicendo a imparare a scrivere cosa santa. Ora stai ignorando come ne auge. Avanti. Sistemare un pochettino che dobbiamo uscire. A così svergognato non ce ne esce un paese. Avanti. Che cosa vuoi? Ma c'è l'istio dove stai sa così? Dobbiamo fare una cosa che è meglio che si veste così. Segreto mio e di me pa. Sta stesserando, sta qua. Buonicchio c'avi la vanta e la vanta c'avi di Nel cielo ci sono milioni di stelle, ognuna nasconde un piccolo segreto. Ognuna ha un lungo viaggio da compiere. E una di esse, proprio la più piccola, la più lucente, sta compiendo per me il più lungo dei viaggi per arrivare in un luogo chiamato infinito.
Cosa sono? Che è successo? L'hanno ammazzato. Non piangere. Quella. La fratellina. L'hanno ammazzato. Vito! Vito! Porta la piccerina ninja e ci offre una granita. Granita o prova dell'imbuto? Prova dell'imbuto. Cuffo. Sembrito. Bella fiore. Ma perché il suo dito è stato? Sì. Ma non c'è per 100 anni che li cortavo. E ora ci muovo a cacciare. Poi dobbiamo mettere i carabinieri. Buono fascista. No, non me. Forse sbagliamo. Anche perché ste sbirre. Niente, fecero. Allora, 30 anni che siamo dopo. E se non veniamo, dice che non vuole ammazzare tutto come le cani. Come te. Nelle vostre mani siamo. Fateci giustizia. A chi ci dà un imbuto perso? Va bene. Vito mi aveva chiesto di fidanzarmi con lui. A me mi piaceva proprio. Lo sapevano tutti che era il ragazzino più saporito del paese. Però mio padre gli piaceva. Diceva che aveva la stoffa per diventare qualcuno. E lui lo voleva aiutare. Per farlo diventare importante come a lui. Solo mia madre, la solita, mi voleva tenere chiusa a casa e non farmelo vedere. Non lo so perché, ma non è che potevo dirgli di sì. Così subito non si fa. Per fidanzarci doveva vincere almeno 3 prove d'amore. Mi piace questa festa. Buonasera, Ricciotto. Ciao, Ricciotto. Ciao, Ricciotto. Ciao, Ricciotto. Ciao, tesoro. E fa la cosa tutta questa. Ci vediamo. Fatti il bene, fatti il bene. E mio padre lo rispettavano tutti a Galata. Risolveva i problemi alle persone e loro gli mandavano un sacco di regali. Pure mio fratello Carmelo a poco iniziavano a portargli rispetto. Insomma, insieme allo zio Salvo, la nostra famiglia era la più importante del paese. Don Michele, ho
accorgermi, nostro Maggi. Dove sta pistola qui? Lascia qua un capullacito prima di parlare con me. Va bene. Cammina con me, già che non lo volevo fare. C'era come che fuggire alle cacce. E poi mi scappò il corpo. L'incidente fu non me che. E comunque, ora mi stai occupando, ho reso figlia Teresa, una bella figlia. Avete visto, ci comprai anche il vestito nuovo. Anzi, non me che. Se ci volessimo bagnare pure voi. E ancora vergine come ha fatto suo bacio. E poi ve la prendete per un morto di fama da contadino, don Michè. Non mi sapia quasi uomo di giustizia. Grazie a Dio che giustizia la facciamo ancora meno, Cicca. Il fendo è cambiato, don Michè. Mettimelo insieme. Io c'hai tante terre. Ora mi vengono queste terre. E le mettiamo a fare il vero affare, a gioca. Allora siamo intesi, bella fiore. Ma non mi sa di tutti. Dove devo andare a giocare da sera? Io mi posso fedare di te, tu sei un decidito oppure un uomo? Un uomo. Vai, vai. Apprettamento non si usava da tanti anni. Certo che da vicino fa tutto un altro effetto.
L'incappettamento è un messaggio, signor giudice. Sicuro. Prendono una corda e gliela leggono dietro per la schiena. E gliela leggono i piedi, le mani e il corpo. E la corda è messa in tensione. Pensa la vittima è viva e ha ancora i muscoli tesi. Piano piano la corda gli scinge i cannarozza e lui si sciolse da solo. Don Michele, Don Michele. Don Michele. Don Michele. Scusate. La parola non mia. Pare che voi siete stato l'ultimo a parlare con Bellafiore. Parlare. È venuto a porgere i suoi omaggi. Sono una persona rispettata qua in paese. Rispettata, certo. Ma siete pure rispettabile? Che cosa dici? Che non vedete. Non vi riguarda, sono qui per un omicidio. E allora che perde tempo? Se pigliasse sta monnizza e saputasse in Palermo, che ne era il cano ci mettono noscio, vivo o morto e ci volevamo solo l'amici. Gli amici non si scannano fra di loro, solo i sorci lo fanno. I sorci grandi scannano i sorci piccoli. Signor giudice, voi che siete così bravo a giudicare a tutte quante, non conosco signore qua, che veniamo ora di onorare. Ma voi che cosa ne sa per la Sicilia? La Sicilia chi da vera? Di chi da cave fame è stato un ciuno a travaglio? Di chi da cave sete è stato un cipoita l'acqua? Di chi da che deve uno scanto? Lo Stato non ci fa giustizia. Chi vi paga per vestirvi come un signore se ne ha fottuto sempre ne auge. E allora tornatevi in Palermo, in mezzo alle vostre comodità. In altre case non abbiamo bisogno di voi. Ti sbirro, non è un l'avremmo già che ci protegge. E qui c'è uno al lavoro. Dove eravate voi? Quando hanno ammazzato a mio fratellino. Pezzo di merda. Ignorante pezzo di merda. Va bene. Continuate. Continuate a farvi sfruttare da sti uomini d'onore. Non c'è niente da fare per voi. Questo mi merita. E così siete soddisfatti. Andiamo. Mattin, sei cornuto e sbirro. Com'è che ti chiami tu? Rita mi chiamo, e allora? Brava Rita. Continua così che sei sulla buona strada. Avanti, pedala! Sì, sì, sì. Ma la giura mi fa fare. Sta a segnare la vicenda. Allora, ti sei persuaso? Ce ne prendo un meno. Un bravo di storia. Non mi interessa, sai? Non so da che spuntare. Vai, pedala! Vabbè, ma che... Non c'è problema. Allora, amica. Ciao. Ciao. Un viaggio. Stai attento, Rita! Non ti sporcare il vestito della comunione prima della festa. Se no, che glielo va a dire a tua madre? Ma non glielo dire, che quella mi ammazza!
Cavo col cintero non dovevo. Con questa persona. Ma ci volevate bene a mio padre. Poi mi dovete aiutare a vendicarlo. Certo, certo, sarà vendicato. A tempo a lungo, nel conto. Che è stato lo sa che prima o poi. Ah sì, allora calmiamoci, eh. Guardate, tanto tu da oggi è come se avessi trovato un nuovo padre. Bene, andiamo a casa. Che camerale, Rita? Che camerale, Teresa? Ho detto che niente. Dai, c'hai che ricchio, ora te ne vai a casa, te vedi se sera e te va a dormire. E lì non c'è andare più, ecco chi non c'ha parlare più. Ma zio Salvo, pensavo che ci sarà giustizia. Non lo devi nominare più lo zio Salvo, va bene? Non lo vuoi vendicare a papà, sei un vigliacco. Zio Salvo non ci può aiutare in questa cosa, lo vuoi capire, sì o no? Sì invece, zio Salvo me l'ha promesso. Io certe cose non ti posso dire perché sei piccerito, ne può capire certe cose, Rita. Non c'ha parlare più con chi ti stai dicendo, te l'ha squiddato zio Salvo. Papà mi diceva sempre tutto, perché non me lo puoi dire? Non ti posso dire, Rita, non ti posso dire, non ti posso dire, certo cosa, Rita, Gio Salvo, Gio Salvo. Perché è stato lui a ammazzare papà, Rita, è stato lui a ammazzare papà, vuoi capire? È stato lui a ammazzare papà. Allora perché ci basesti la mano, vigliacco, se lo devi ammazzare? Rita! Ecco! Mi serve, non mi sa che sto, carino. Dobbiamo avere pazienza però, perché devo diventare forte come loro, ci vuole tempo però, hai capito? Perché se sanno che noi sappiamo qualche cosa ci ammazzano tutti e due. Tu ti fidi di me, Rituzio, e allora prima o poi a papà lo vendichiamo.
Nel paese gli omicidi si ripetevano, gli anni passavano e la mia vita era buia. Ormai anche i pomodori sapevano di sangue per me. Rita! Buonasera! Vito, amore mio, a volte mi chiedo se riusciremo mai ad essere felici insieme. Solo noi due, senza i problemi che mi dà mia madre, senza i fumi. Vorrei tanto fuggire lontano, su un'isola deserta, dove non esiste nient'altro che il nostro amore. Faccio mille progetti per il mio futuro, ma appena esco dalla mia stanza, mi accorgo che forse a causa della gente che mi sta vicino, non si realizzeranno mai. Bravo, così. Senti che bello sei. No, no. Sorridi, sorella mia. Il momento che stavamo aspettando sta per arrivare. Mangi di legge sfruttato. Domenico, Don Salvo, va al porticciolo con i suoi uomini a fare uno scambio di droga. Il momento. Finisco qua bene. Se sei a posto, ma... Natale è con me. E Don Salvo di lui si fida. Ma sicuro sì, ti puoi fidare. Rita, non ti preoccupare. Ti visto mangiare di ingifro, sta a te. Che sto lavorando per questo. Ormai mi chiedono di prendere il posto che fu di nostro padre. Il tempo di Don Salvo è finito. Zitto, zitto!
per il riposo della loro Signore, splendi adesso la luce perfetta, riposo in pace, amen. L'eterno riposo della loro Signore, splendi adesso la luce perfetta, riposo in pace, amen. L'eterno riposo della loro Signore. Ma ci fate una cercata? Non avete rispetto, manco per morte. Il magistrato ha emesso un mandato di perquisizione. Dov'è la stanza del suo figlio? No. Schifoso sei. Più corretto, non si vuole calmare. Sono settimane che gira per casa e parla da sola come una pazza. Mi ha giurato che si vorrebbe vendicare a qualsiasi costo. Io ci tenevo ad avvertirvi, non so, perché forse è meglio se state attenti. Io le ho parlato di Rita perché ci voglio bene a questa pazza. Ragione in più per stareci vicino e tenerla d'occhio. Prima si mette nei guai come suo padre e suo fratello. Lì ci voglio bene stareci Rita. Ah, lì c'è Reduzza che per quella mancanza di rispetto che ci portò il maresciallo campista alla veglia. Faremo giustizia noi.
Che c'è, bro? Mancuso Rita, classe 1974, figlia del fu Michele, sorella del fu Carmelo, entrambi assassinati. Secondo i rapporti giudiziari vi siete incontrati il 23 ottobre del 1985 in località Balata, la notte dell'omicidio di Bellafiore Vito. Sì, mi ricordo. La figlia di Don Michele, la vicina. Veramente adesso è una ragazza. Sì, certo. E che vuole? Vuole parlare con lei. La riceva? Solo con lei vuole parlare. Signorina, il momento non è opportuno. Torni domani mattina, per favore. No, devo parlare con lei ora. Va bene, si sieda. Ha marinato la scuola per venire qui? Un vero guardo. Allora, che vuole? Non ho tempo da perdere. Io vi dico chi fu ad ammazzare mio padre e mio fratello. E voi lo dovete arrestare. Sì? No. Aspetti. Lei chiede aiuto alla giustizia dello Stato, è così? No. L'aiuto ve lo do io a voi. Giustizia vera fosse spaccarci il cuore di bastardo. Se ho capito bene, ci dovremmo mettere a sua disposizione per permetterle di compiere la sua bella vendetta personale. Lo sai da dove vengo? Sono stato a dare l'addio al maresciallo Campisi, che era come un fratello, e che gli amici tuoi mafiosi hanno scannato come un cane. Una volta lei è mio padre, ci sa che sorci come nero, ma non rispetto della morte. E voi che cosa siete? Che siete venuti a casa mia a disonorare il corpo di mio fratello? Entrava ancora caldo. Sì, lasciamolo. Era un grande pezzo di merda, se l'è meritato. Vattene via, non è posto per te. Torna dagli amici tuoi. La calma, mi dispiace. Accetto le scuse. Questo che è? Che c'è scritto qui dentro? Non sa leggere cose. Delle cose. Delle cose che vanno a verificare. Faremo un riscontro. Un riscontro incrociato. Sai che vuol dire? Vuol dire prendere una di queste cose e verificare se l'ha inventato o se è vera. Io ne scrivo minchiate. Fermi, 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 f
Eccolo, eccolo, ho trovato, ragazzi, ho trovato, qua, in un sottile, l'abbiamo trovato! Oh, fu l'infame. Cuccia figlia spiate e spirre. Io non capisco, Don Salvo. All'ultimo appuntamento con la vostra famiglia c'erano pure tutte idde e le zone parlo, ma fu spettuto uguale per tutte. Quando scusa, non so. Io forse c'ho un'idea. Giorni fa Rita mi disse che doveva andare a Palermo con la scusa degli esami. Dal giudice è andato. Capo procuratore. Chi ha perso molto la tua realtà? Madozzo. Ma capisci che una questione ti riguarda da vicino. Me la devi risolvere tu. Ma con la buona o con la cattiva. Sanno tutte cose. Che minchia c'è il senso giù? Che giù c'è il senso giù? No, non sembra furioso. E quindi? Rita, mi hanno mandato qua per fermarti. Ci puoi ir a dire, non mi posso più fermare. Forse tu non capisci. Mi hanno detto di fermare, tra con le buone o con le cattive. Non hai capito, mi hanno detto che... Mamma, sono tutto. Te ne devi andare subito, Rita. Vieni con me. Ma dove? Ma dove minchia devo andare? Questo è il mio paese. Pronto? Sei tu, Rita? Non me l'aspettavo così presto. Stiamo calme, Rita. Vai via subito. Devi sparire al più presto possibile. Ascolta, ti dico che devi fare. Non ti portare via niente. Vai per i campi fino alla strada provinciale per Palermo e lì aspetta che ti manda a prendere. Io non me ne vado senza un ultimo saluto a mio padre e mio fratello. Non è per loro che sto facendo tutto questo. Ma che stai facendo? Vieni a dire. Allora è vero, dunque. No, tu non te lo vai. Sei la mia vergogna. Mi fai schifo, mi fai. Rinnovato, forzo. Però c'ho famiglia. Io ho sognato famiglia ormai. Sogno io la famiglia. Sogno io, tua madre, tu ti stai qua, non te ne vai. Ti star qua, con mia. Mi vanno a ammazzarmi in giro. Carne morta, sì. Sì, carnazza morta, ormai, ma carpa è mia. No! Satano! Non ce la fanno con mia! Povera Rosa. Povera Rosa. Sempre ce l'hanno fatto. Con tutti ce la fanno. Povera Rosa pazza.
Trovi il modo di arrivare da lei. È a 2 ore da qui. Perché non finisci il discorso con tua figlia? Scusami, ho anche i miei problemi. Caso non c'è e manco un paese, come siamo tutti sotto sopra, perdiamo la voce e non da vita. Io ve l'ho detto, non so. Mi dissero che sei andato molto prima che facesse notte. Ma vale anche più in Sicilia sarà, non so. Non sa, il quartiere del cimitero. Colleghi. Ma lei non mi accompagna.
Allora, signorina, lei oggi fa parte del servizio protezione collaboratori di giustizia. Metta la firma qui. Qui ci sono le chiavi, con attaccato l'indirizzo e il suo nuovo nome. E da oggi si chiama Silvia Bonura. Non mi piace Silvia. Questo è. Questi sono i soldi per la prima settimana. Deve uscire solo per comprare da mangiare. Non deve parlare con nessuno, né con i vicini, né con la portiera. Tenga sempre la porta di casa chiusa a chiave e non apra agli sconosciuti. Nemmeno se le dicono che la casa va a fuoco. E mi consegni la sua vecchia carta d'identità. La carta d'identità. Questo è il suo nuovo passato. Se lo studi. Arrivederci. Andiamo. Sono Silvia Bonura. Il mio nonno è un negozio di scarpe. Il mio nonno è un negozio di scarpe. Il mio nonno è un negozio di scarpe. Sono commercianti. Commercianti. Sono Silvia Bonura. I miei sono commercianti. Hanno un negozio di scarpe. Ho avuto una bellissima infanzia. Posso ritenermi fortunata? Abbiamo pensato che scappando non aveva preso niente. Ecco qua, vestiti. Prego. Chi ha comprato queste cose? Io ce l'ho comprati. Mi sembravano vestiti buoni, sono di marca, alla moda. Ho pensato che invece di tutti questi vestiti neri, magari un po' di colore, sta bene in viso. Io mi dovrei mettere queste cose d'asce? No, non ne ho comprati mai vestiti a una donna io. E certo. Sbirro come se la prende. Non c'è problema. Vado a cambiare.
perché non mi lasci sola. Ricambio e torno. Tutti neri allora. Dai, andiamo a dare un'occhiata qua, a San Giovanni. Roma, 12 novembre 1991. Incomincio di nuovo a scrivere perché la prudenza non è mai troppa. Sono sicura che non avrò una lunga vita. Sia se sarò uccisa dalle persone che accuserò durante il processo che per una promessa del destino. Scusa, non volevo scoprire. E allora perché mi segui? Beh, la verità è che sono un po' timido. Penso che tu sia carino. Dai, mi sembra un buon motivo, no? No. Vabbè, hai ragione. Allora non è altro. No, aspetta. Sì, io ragazzo. Tu non sei di qua, vero? No, vengo dalla Sicilia. Sì, ci avrei giurato. Tutta vestita di nero può essere solo siciliana. Ma dai, come mai sei a Roma? Sono scappata di casa. Ah, mi dispiace. Problemi con i tuoi? Sì. La mia è una famiglia nobile. Mio padre è un importante conte siciliano, solo che mi voleva fare sposare con un vecchio brutto. Io sono scappato. Pazzo. E tu sei la contessa? Sì. Dottore! Dottore! Cose di fantascienza. Siamo stati denunciati. Denunciati? Sì, signore, per sequestro di minore. Rita ha 17 anni e mezzo. E noi non la possiamo tenere senza il consenso della madre, che naturalmente ha firmato la denuncia. Magnifica. Dottore, mi scusi, siamo appena stati fregati e lei pure contento, eh? Contento? Felice? Non si rende conto? No. Ma è la prova lampante che Rita non è una mitomane isterica.
è che Don Salvo, l'intoccabile, c'ha una parola fottuta. Ma resta il fatto della minore età. Chi lo dice? Il documento. E chi gestisce il documento? Lo Stato. E noi chi siamo? Dottore, che sta pensando a un falso in atto pubblico? Ho trovato il riscontro. Ah, l'hai trovato? Eccolo, sì. È questo. È pazzesco. È pazzesco. Questa ragazzina, senza rendersi conto, per 7 anni ha fatto la talpa. Solo lei può farci collegare tutti questi crimini. Se arriviamo a provare che tutte ste bande di contadini assetate di sangue appartengono in realtà a un'unica organizzazione, e se riusciamo a portarli tutti in un solo processo, allora sì che avremo una speranza di fermarli. Forse. Sì? Avanti. E chi non si saluta? Mi trattate come se fosse una valigia. Credevo che fossi contenta di rivedermi. Contenta? Rita o Silvia? Sedeteveli tutte e due. C'è una sedia sola. C'è una domanda che... Ma perché hai scritto tutte queste cose su quelli del tuo paese per tutti questi anni? Mio fratello. Mi ricordo che mi disse che se volevamo vendicare a mio padre dovevamo essere forti. Dovevamo aspettare. Io ho iniziato a guardare la gente del paese con occhi diversi. Ho cercato di capire come si facevano a rispettare quelli che già erano forti. Da dove pigliavano i soldi, che alleanze avevano. Don Salvo, Tano. E ho iniziato a scrivere tutte queste cose. Ci sono anche delle foto. Quello è il mio fidanzato. Incontro segreto fra il sindaco di Balate e Don Salvo. C'è pure una data. Il 2 ottobre 91, che è 3 giorni prima dell'appalto della regione. Un appalto di molti miliardi. Giusto, giusto, tutto combina. Io non so di cosa state parlando. Non ti preoccupare, la tua parte l'hai già fatta. È un bel ragazzo, il tuo Vito. Fa parte del clan di Don Salvo? No. Don Salvo è un assassino. Vito è buono, Giù mi vuole bene. Mi salva la vita. Ma signorina, la distinzione non si fa tra chi è buono e chi è cattivo, ma tra chi rispetta la giustizia e chi invece non la rispetta per niente. Come Don Salvo, o il tuo fidanzato Vito, ma anche tuo padre e tuo fratello. Mio padre era un uomo di giustizia più di voi. Sbirri di una giustizia di merda. La mia giustizia di merda non prevede la pena di morte al minimo sgarro. Tuo padre era un assassino. Ma non... Mio padre era un meglio uomo sbocciato da terra. Aiutava tutti in un paese. Tu parla così. Perché non c'è? Ti facessi vedere so cosa significa essere un uomo vero. Ce l'hai nel sangue la mafia. Non cambierai mai. Non c'è niente da fare. Ha ragione. Mi chiamo Rita Mancuso.
Sono nata il 13 agosto del 1974 a Balata, in Sicilia. Sono studentessa, ho 17 anni. Sono figlia di Don Michele Mancuso e la sorella di Carmelo Mancuso, uomo d'onore della stessa famiglia, ammazzati nell'85 e nel 91, traditi dagli uomini del nostro stesso clan. E sono qui per dirvi tutto quello che so su Don Salvo Rini. Roma, 31 dicembre 1991. Carissimo Vito, ti penso sempre. Dove sono non lo posso dire. Sono come prigioniera. Sarà questa la mia vita. Io non so più chi sono. Mi hanno dato pure un altro nome. Non mi chiamo più Rita. Chissà se un giorno possiamo fare il bagno insieme come una volta. A mia madre le scrivo ma non mi risponde. Falle sapere che vorrei incontrarla e che si può mettere d'accordo con il giudice di Palermo. E dille di scrivermi perché mi manca molto. Nella metà degli anni 80, verso l'84, l'85, Don Salvo volle cambiare l'attività del clan e concentrarlo sul traffico della droga. Mio padre era contrario. Le altre famiglie siciliane stavano entrando in questo giro d'affari molto ricco. E poi Don Salvo decise di prendere il potere in tutta la Sicilia, obbligando le altre famiglie mafiose ad accettare il suo comando. E che succedeva se gli altri clan si rifiutavano? Si rifiutavano? E ammazzavano. Lui ha ammazzato centinaia di persone in Sicilia. La famosa guerra degli anni Ottanta, come la chiamavano in televisione. Fu così che Don Salvo arrivò al potere. Nessuno potrà mai capire il vuoto che c'è dentro di me. Quel vuoto incolmabile che tutti a poco hanno aumentato. Credevo che il tempo potesse guarire tutte le ferite. Invece no. Il tempo le apre sempre di più, fino a ucciderti lentamente. Camina, 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 camina
muoio da oggi. Circa 25 persone, tra cui il sindaco di Balata, Antonio Sanguedolce, e Don Salvo Rini, considerato il boss della mafia di Balata e uno dei capi supremi di Cosa Nostra. L'operazione sembra scaturire dalle dichiarazioni di un nuovo collaboratore di giustizia, di cui gli inquirenti non hanno rivelato l'identità. Voltiamo pagina. Mi porta al mare. Al mare? Sì. È che fa freddo, ma è lontanissimo. Lo sapevo che eri piscialetto. No, vabbè. Non te ne andare però. Dai, ti ci porto al mare. E vai veloce, va. Che sono motori vecchi, capito? Questo c'aveva almeno 10 anni, ce l'aveva mio fratello, penso. E sono lunghe tratte che muore. Beh certo, se mi dice di andare a parte, non succedeva. Beh, l'importante è che ti piace. Ti piace? È bellissimo. Grazie. Prego. Luta do Fá! No!
Ma che sei fatta? Il saletto! Come il saletto? Dottore, abbiamo intercettato una telefonata. Scusate, lasciateci soli, per favore. Ma rompere i cuori, come ci se non salvo Luca, eccetera, c'è già preparato di donna chi è questo. Quanto sono? 1-300 kg, sì. Un giudice per la bottana. Ci può fare un bello fuoco d'artificio per San Giuseppe. Sì, sì. Ci ha preparato un'ora, mai? Non ne parli con nessuno. Finita questa blindatura. Sorvegliamo la ragazza giorno e notte. Dobbiamo sbrigarci, non c'è più tempo. Dottore. Lo sai che non ti puoi muovere senza scorta. Non t'azzardare a fare più sciocchezze come ieri. Non sei in vacanza. Gli arresti sono solo l'inizio. Ora si mette a fare come mia madre? Non era lei che parlava di libertà? La libertà non vuol dire fare cazzate. Significa fare una scelta e prendersi la responsabilità. Ora, per andare al processo ci serve un quadro completo. Vieni. È arrivato il momento di parlare seriamente di tuo padre. Siediti. Ancora? Ma non era tutto chiaro? No, no. Le foto. Da quanto ci risulta, tuo padre era un uomo rispettato, un paciere. Preferiva risolvere i problemi con una stretta di mano, piuttosto che a colpi di fucile, di lupara. Insomma, quando poteva. Purtroppo per lui, la mafia all'antica, quella degli uomini d'onore, era finita. Era arrivato il denaro facile. I clan mafiosi si scannavano per il controllo della droga. Mio padre era contro la droga. Questo lo sappiamo. È anche per questo che l'hanno ammazzato. Lui era fuori di tutto questo schifo. O forse cercava di tenere te fuori di tutto questo. Che volete dire? Era una piccirita. È normale che volesse farti credere alle favole. Riflettici. Magari qualche cosa ti torna in mente. Per esempio, il giorno della processione, quando quest'uomo, Bellafiore, lo avvicinò.
Io non le voglio vedere queste cose. Non rifiutare la realtà. Il tuo bel processo diventerà il delirio di una ragazzina mitomane che vuole vendetta contro i nemici del padre. Gli avvocati della difesa, vedrai, ti faranno a pezzi. E Don Salvo tornerà al tuo paese libero e da vincitore. Basta. Nei prossimi giorni incontrerai qualcuno che ha accettato di vederti. Ora ne parliamo. Lei vada a riposarsi, però. Buonanotte. È inutile che lo nascondi, tanto l'ho già letto. E adesso, dopo Bruni, quando tocca a te? Finiscila, ho fatto raddoppiare la scorta. Non c'è motivo di aver paura. Io lo so dove la nascondi la tua paura. E Paolo? È da mia madre. L'ho scelta questa vita, lei no. Ha solo 17 anni. Che cosa ha intenzione di fare? Tesoro, lo sai che non sono esaltato. Non mi sento investito di una missione divina. Non ho certo la speranza di liberare il mondo dalla mafia. Sto solamente preparando un processo al quale stiamo lavorando da anni. E dovrei mollare tutto! Abbandonare tutto! Sai cosa stanno facendo i nostri amici nel condominio? Stanno raccogliendo le firme per cacciarci via da questo palazzo. E loro hanno paura.
giorno mi fanno vedere fotografie, documenti, prove. Io mi dico che sono tutto pazzo, però ogni tanto mi torna in mente qualcosa. Di quando era pesciriggia, con mamma. Così che ora non capivo. Ma certo, un uomo torna a casa, fa la camicia tutta allordata di sangue e di cervello, che ci aveva sparato a un accadimento. Ma per carità, Rituzza non deve capire niente, non sentire niente. A Piccirillo tuo papà e tuo fratello, eh? Che nascondeva le partite di gioco in casa. Eppure lui si preoccupava per Rituzza. Povera illusa, che ancora le crede sante. Ma come è potuto? Che altro potevo fare? Nient'altro potevo fare. E invece sì! Guardi, io sono libera! Ah, così libera, sì. Ancora non ti sei accorta che sei nascosta come un topo in John Purtuso. Ovvero queste sbirre. Ora queste sbirre, appena non ci serve più, ti abbandona. Avevo ragione, non volesti fare nascere. Me la sentivo. Io ti volevo abortire. Tuo padre me lo impedì. Se sei qua, se nascisti, lo devi a Idri. E ora ci stai andando a sporcare il suo nome davanti a tutti. Sarà contento della sua piccirilla. Struttura perfetta. Sì, ma le stiamo chiedendo una cosa terribile a sta ragazzina. Farle ammettere davanti a tutti che suo padre e suo fratello sono degli assassini. Se gli avvocati la fanno crollare, addio processo. Incrociamo le dita. Io conto su di te, procuratore. Seguirò l'udienza dal mio ufficio. Mostriamo ai mafiosi la luce interiore di cui siamo fatti. Sì. Dobbiamo accecarli, abbagliarli. Entro.
Mancuso e Rita Tramiglieri, signor Presidente. A lei, Gianni. Dimostrato dalla denuncia depositata a suo tempo dalla madre, l'unica esercente la patria potestà. Denuncia presentata per sottrazione di minore. La teste ha 17 anni, è minorenne. Avvocato, la denuncia non dimostra niente. E poi da tutti i documenti in mio possesso la maggiore età della teste risulta in maniera inconfutabile. Senta, ma signor Presidente! Avvocato, la difesa è libera di presentare a tempo e a luogo apposita denuncia per falso in atto pubblico. Ma ciò non è attinente al processo in corso, è chiaro. Diari e la realtà. Quindi noi chiediamo alla Corte che questi diari che la nostra teste ha tenuto nel corso degli ultimi anni vengano acquisiti agli atti come elemento di prova. La difesa si oppone. Ma per l'amor di Dio, signor Presidente, ma lei ha visto le date di questi diari? Ha cominciato a scriverli appena a 12 anni. Qui siamo di fronte a delle fantasie di una adolescente dalla psiche turbata. Signori, voi veramente volete giudicare e magari condannare all'ergastolo in nome del popolo italiano dei padri di famiglia? Gente onesta! Ma in base a che? In base a che cosa? A delle fantasticherie di una ragazzina esaltata! Di queste fantasticherie abbiamo riscontri obiettivi, avvocato. Dottoressa, abbiamo decine di prove che dimostrano che la sua teste è una mitomane, una ragazzina setata di vendette che vuole farsi giustizia da sé. Le sentiremo queste testimonianze. Le sentirete, perché?
ricordo, signor Presidente, che è il giorno dell'omicidio di Bellaffare Vito. Don Michele Mancuso approfittò di me. Così fece tante altre volte. Signor Presidente, questo è un impertinente. Dottoressa, questo concerne la credibilità della testa. Prosegue. E questo dopo aver promesso davanti al cadavere di mio padre e della figlia qui presente di proteggerci. Menzogne, signor Presidente, solo menzogne. Sto mezzo uomo ha sempre solo mentito a me. A sua moglie, che in realtà sapeva tutto. A sua figlia, che infatti è diventata mitomane come a lui. Famiglia senza onore. Stanno vincendo, vero? La sto deludendo. Non ce la faccio. Non ce la faccio a sentire queste cose da mio padre. Ti abbiamo chiesto troppo. Abbiamo esagerato. Ho già parlato con la dottoressa Parsi e col presidente per farti ritirare dal processo. Interrompiamo tutto, non ti succederà niente. Non ti preoccupare. Hai diritto di dimenticare e avere una vita normale, come tutte le ragazzine della tua età. Chiedo scusa, signor Presidente. Vorrei aggiungere qualcosa. Prego.
È vero. In un diario ci possono essere scritte cose di fantasia, come dicono i vostri avvocati. Ma in una pistola ci possono stare soltanto delle pallottole. Questa era la pistola di mio padre e poi di mio fratello. Io so che voi avete il modo di scoprire che le pallottole uscite da questa pistola hanno ammazzato dei cristiani. Mi rendo conto che mio padre e mio fratello non erano migliori di quegli assassini. È vero. Sono venuta qui per avere vendetta. Adesso chiedo giustizia. Ho capito che non è la stessa cosa. Dimmi una cosa, la prima volta che sei venuta in tribunale, perché volevi parlare solo con me? Perché quella volta che affronto mio padre, così a faccia, ho detto, questo sbirro è cornuto come gli altri, però mizzica, ha le coraggio. Mizzica, ora devo andare. Ci vediamo alla prossima udienza. Devo andare da mia figlia. Te l'ho detto che ho una figlia che c'ha la tua età? No. Lei sa tutto di me. Io di lei non so niente. E io non ne scrivo diari. Com'è sua figlia? Incazzata. Molto incazzata. Thank you.
a un'altra casa. Perché è più sicuro, è una zona più tranquilla. Non c'è il portiere, l'aveva deciso il giudice. È l'ultima cosa che mi ha chiesto. Poi qui è più simpatico. C'è più luce, il terrazzo. Ci sono delle piante. Se vuoi puoi fare giardinaggio. Così ti passa il tempo. Queste sono le chiavi. Col tuo nome, a proposito, da oggi ti chiami Elena. Ora che il giudice è morto, nessuno può capire il vuoto che ha lasciato dentro di me. Tutti hanno paura, ma io l'unica cosa di cui ho paura è che la mafia vincerà. E questi poveri stupidi che combattono contro i mulini a vento saranno uccisi. Pronto, buongiorno signora. Sono Silvia. C'è Lorenzo. Stia tranquilla signora. Non volevo niente da suo figlio, solo scambiare due parole. Non lo cerco più, glielo giuro. Thank you.
Pronto. Mamma. Ma. Pronto, sei tu, Vito. È l'unica persona di cui mi posso fidare. Ti devo la vita, lo sai. E se sono questa notte per salvarti un'altra volta? Che vuoi dire? Che ti amo. La favola. E io che dovrei fare per farla diventare vera? È semplice. Alla prossima udienza lo ritratti tutto. Gli dici che cattivare erano delle fantasie della ragazzina. Erano delle minchiate. E poi chiede il giudice che dava molto con la testa. Così il processo salta.
a me chi me lo dice che non mi succede niente di brutto? Non sapevo in persona. Ho la sua parola. Che mi succede se ti dico di no? Sono già sotto i tuoi amici, pronti ad ammazzarmi. O mi ammazzi direttamente tu. Ma che minchia dici, amore mio? Lo capisci? Io non voglio che tu muori. Ti voglio bene. Certo. Neanche Don Sal. Se io muoio, le prove restano, il processo va avanti e lui si becca l'ergastolo. Sai una cosa? Stavolta la mafia perde. Stavolta vinco io, amore mio. Vince Rita, dove va? Rita, che fa? Sette! Rita! Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma che ci impedisce di sognare? Forse se ciascuno di noi prova a cambiare, forse ci riusciremo. Rita Atria.